Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Giornalista russo di grande esperienza, nato a Mosca, ha raccontato la Russia dopo la caduta del muro di Berlino, è stato responsabile dell'ufficio di corrispondenza della BBC a Mosca e sono molto contenta che sia collegato con noi. Buon pomeriggio. Good evening. Buon pomeriggio. Tiziana Ferrario è rimasta con noi. Tiziana, la conoscete, giornalista, scrittrice, è stata in molti teatri di guerra. Costantin, parto da lei. Mi dice dove vive in questo momento e da quanto tempo? Io vivo in Lituania da 8 anni ormai. Adesso sono per strada, sto andando dalla Polonia, sto tornando in Lituania. E ci vivo da 8 anni, siamo partiti con la famiglia subito dopo l'annessione della Crimea, che ritenevo fosse un punto di svolta nella storia russa recente. E purtroppo, visto ciò che è successo negli ultimi 73 giorni, avevo ragione. E questa terribile distruzione da parte del regime di Putin continua ad andare avanti mentre parliamo. Senta, Costantin, ma lei si sente, si considera un dissidente? Mi dia le coordinate. Ma non voglio entrare troppo nei dettagli della mia vita personale, non credo che sia che il pubblico sia interessato. Descrivermi come un dissidente sarebbe forse ridicolo, perché mi metterebbe nella stessa categoria del vincitore del premio Nobel Sakharov, Nelson Mandela o altri. Sono uno che critica il regime di Putin, sono un giornalista che cerca di fare il proprio dovere, ma descrivermi come un dissidente sarebbe qualcosa che lascerei agli altri deciderlo. Okay. No, mi interessava proprio appunto sapere come lei percepisce il suo lavoro e la sua figura, no? Questo è il punto. Le chiedo ancora, c'è un dato che mi piacerebbe lei mi aiutasse a capire da dove arriva. Questo dato è un dato dei servizi segreti ucraini, ed è utile citare la fonte, dice che dall'inizio dell'anno quasi 4 milioni di persone ha lasciato la Russia. Eccolo, lo stiamo vedendo. Perché, secondo lei? Credo che questa cifra sia forse esagerata, probabilmente esagerata, è il mio sospetto. È ciò che sospetto, ma devo anche dire che personalmente conosco tante persone che hanno lasciato la Russia, a partire da questa nuova fase della guerra che Putin ha lanciato il 24 febbraio. Dobbiamo ricordarci che la guerra tra Russia e Ucraina va avanti dall'annessione della Crimea nel marzo del 2014. Suppongo che da allora molte persone hanno lasciato la Russia. Potrei pensare centinaia di migliaia, magari qualche milione. Non so da dove i servizi segreti ucraini hanno preso questa cifra. Forse hanno ragione, non ho modo di controllare. Chiaro, chiarissimo. Ma posso parlare per la mia esperienza personale. Se vedo la mia pagina Facebook, se vedo cosa hanno fatto i miei amici a Mosca, a San Pietroburgo, probabilmente la metà di loro hanno già attraversato il confine in Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, America. E quindi c'è un esodo di massa, soprattutto tra i professionisti, gli intellettuali, i docenti universitari che non vogliono restare sotto Putin in queste circostanze in Russia. A proposito di Putin, le chiedo, lei ha seguito, immagino, la parata del 9 maggio. Noi ieri abbiamo raccontato di questa parata e abbiamo seguito con attenzione le parole di Putin. C'era moltissima attesa rispetto a quelle parole. Lei che Putin ha visto? Well, I think
Credo che ho visto una parata di un'armata che era moralmente sconfitta e il comandante in capo, anch'esso sconfitto, e probabilmente lo capisce che questa non è una vittoria. Una cosa che forse non capisce è perché ha perso nei confronti dell'Ucraina. E credo che questo la dice lunga sullo stato del regime russo oggi e della persona che è al comando, perché ritengo che il problema, e questo è un problema sia per l'Ucraina che viene saccheggiata e è stata aggredita da Putin, ma è un problema anche per la Russia. Nella macchina di Putin non c'è una marcia indietro, continuerà ad andare avanti indipendentemente da tutto, ma anche lui probabilmente ora capisce che le cose non vanno come previsto e direi addirittura che non andranno mai come ha previsto. Aspetti che torniamo su questo punto, però prima vorrei sentire anche da Tiziana Ferrario. Tiziana, tu che Putin hai visto?